una cosa. Ieri sera, quando siamo scesi a prendere il cibo che abbiamo ordinato, perché abbiamo ordinato, non siamo scesi, non abbiamo avuto coraggio di uscire a quell'ora, praticamente abbiamo visto una scena epica. È arrivato un venditore ambulante qui sotto e cominciava a fare, ma tipo alle 10 di sera. Si urlava. E noi diciamo, ma che è successo? È pazzo. Praticamente lui è un venditore ambulante e la gente da sopra gli butta giù tipo dei cestini. Lui li riempie e loro li tirano su. Guardate cosa abbiamo qua. I cestini. Un cestino. Prendi, lo butti giù e te lo riempiono con la cosa che hai preso. Esatto. Invece ieri, amore, racconta cosa c'era lì. Lì c'era, esatto. C'era un asino. C'era un asino. La montagna di spazzatura sotto con un casa, asino. C'era un asino. Guardate, questa è la vera, diciamo, città egizia al di fuori. Beh, è normale comunque, è normale. Sì, sì, sì. È pieno di cagnolini randagi. È pieno di cagnolini randagi. Gli abbiamo, abbiamo appena detto, dato il pane. I nostri avanzi della carneria. Dov'è? C'è un corvo che gli ha rubato la nostra carne che gli abbiamo lanciato. In più, ieri sera sono riuscita a convincere Vale, anzi ci è voluto veramente poco perché è stato anche lui a dirmi daglielo. Abbiamo dato la carne ai gattini che sono siamo, qui fuori. Sì, siamo andati giù a dare la carne. Raga, erano contentissimi, ve lo giuro. Cioè, proprio mi hanno guardato per dire, davvero me l'hai dato a me? E quindi niente, è stato bellissimo. E li abbiamo dati anche ai cagnolini. E in più ho dato da mangiare anche agli uccellini che sono qui fuori. È arrivata Sara, la benefattrice, che deve mangiare a tutti. No, io sono biancanina. Ok ragazzi, stiamo per entrare nella zona, in una delle zone più povere del Cairo. Esatto. Perché volevamo farvi anche vedere questa realtà, perché quando uno vede i viaggi, no, molto spesso vede sempre solo cose, esatto, cose no, belle. Non solo la piramide. No, sì, fanno vedere sempre solo cose comunque belle. Perché okay? Le cose belle sono cioè la città antica. Sì, le piramidi ti fanno vedere, no, tante cose. E noi che stiamo vivendo anche proprio in una zona molto povera, abbiamo visto delle scene e comunque anche, raga, che livello di povertà c'è qui. Abbiamo visto, posso dirlo? Quindi, sì. Abbiamo visto. Allora, se avete visto, noi questa mattina abbiamo fatto il giro in quad, ok? E mentre andavamo col quad ci hanno portato per entrare dentro al deserto in una parte, siamo passati in una parte dietro, imboscata della città di Giza. E praticamente mentre passavamo col quad per entrare dentro al deserto, siamo entrati in primis in una discarica, proprio ragazzi. Cioè noi guidavamo praticamente in una discarica. Pieno di spazzatura, dove c'erano animali. C'era un cavallo morto, una carcassa di cavallo morto a fianco a noi per terra, con le zampe dritte che uscivano solo le zampe del cavallo morto. Abbiamo visto delle scene molto forti. Molto forti. Cioè noi non stiamo dicendo queste cose questo, per giudicare, eccetera, eccetera. È solo per mostrarvi anche la un'altra verità, esatto, cioè un'altra verità, faccia. Perché comunque questa parte non la fanno mai vedere. Non la fanno mai vedere, e questa è anche una verità. C'è, esatto, molta povertà, molta, tanta, no, povertà. Questo è proprio estremo. Quindi estremes. Adesso vi facciamo vedere un po' la zona dove siamo. Infatti noi la sera non usciamo mai da soli perché ci hanno sconsigliato, essendo siamo turisti. Ci hanno, esatto, fortemente sconsigliato di uscire perché hanno, perché proprio è molto detto, se vedono pericoloso, me, oppure comunque siamo molto pericolosi, differenti, no? Esatto. Insomma, sì, ci notano. E quindi niente, guardate. Thank you.
tutto molto sgangherato. L'unica porta e poi di colpo è la nostra. C'è un'altra realtà. C'è la nostra porta e sembra di essere in un altro posto. Perché guardate, avete visto quello che avete appena visto? E poi la civilizzazione. Esatto. Fuori c'è tantissima povertà e poi qua invece è tutto così. Questa è la nostra super vista col tramonto. Che tu vedi da qua, no? Però poi t'affacci giù e ci sono gatti randagi, animali randagi, tanti cani abbandonati. Situazioni non molto belle, ecco. Quindi ringraziamo tutti, perché anche tu che stai guardando, di essere nati nella parte fortunata del mondo. Fortunata a livello di povertà o con anche più possibilità, perché se nasci in un paese comunque occidentale hai più possibilità, ok, di vita. Niente, piccolo momento serio della Space Family. Ciao, continuiamo! Ora ragazzi, ascoltate bene. Questo che sentite è la preghiera, praticamente ogni tot di tempo si iniziano a sentire queste voci, queste preghiere, e loro ogni tot la città si ferma e intorno a te senti questo suono. Sentite? Ed è assurda come cosa. Cioè nel senso, per noi è una cosa assurda. Sentite? I suoni del Cairo. Dopo il viaggio della speranza, sì, ci abbiamo messo più o meno, non lo so neanche io più quanto, siamo arrivati in un villaggio qualcosa. In mezzo al deserto, non esatto. Sappiamo neanche noi ragazzi dove ci troviamo. Ma proprio nel deserto siamo, guardate dove siamo. Intorno. Siamo proprio nel deserto, e c'è questo villaggio qua nel bello. Deserto. Bello, fa caldissimo già raga. Inizia a fare caldo e là ci sono pure delle dune. Sì, là per sopra. Fare mi sa il sandboarding, non ho capito come si chiama, tipo con una cosa da skate vai sopra la duna. Oh, cosa la palla a volo? Sì. Entriamo. Uccellini, amore, guarda. Ok raga, stiamo per salire su quelle dune e il caro Ziad, ciao, vuole mettermi la kefia, vai, perché io l'ho messa malissimo. Yes, thank you. Meglio? Sì, sì. Allora fai adesso vedere come l'hanno messa. Molto meglio. Guarda, molto meglio, molto meglio. Poi scegliamo una? Ok, dobbiamo prendere queste tavole. Ok. Che sembrano tavole da snowboard, raga. Praticamente faremo lo snowboard sulle dune del deserto. Non la vedo molto bene. Poi ci siamo messi tutte e due le kefie. Esatto. Abbiamo le nostre tavole da snowboard. Ma e le scarpe ce le dobbiamo lasciare? Ma penso di sì, amore. Ok. Ok, saliamo. Saliamo. Sulla duna. Raga, siamo qui sulle dune del deserto e Vale sta per fare una cosa pazzesca. Pazzesca. Oddio, guardate che bello questo mazzo. Sembra proprio di stare nel deserto. Siamo nel deserto. Il deserto del Sahara. Del Sahara. Comunque, raga, fa un caldo pazzesco, ve lo giuro. Fa troppo caldo qui.
Vai, amore! Vai! Com'è andata? Un po' l'ho fatto! Com'è andata? Bene! Difficile? Un po', però figo! Dai. E fai mandare a me! Ehi! No, vabbè, ma è bellissimo! Bello, eh! No, da seduto è bellissimo! Lo devo fare anch'io da seduto! No. Oddio! Oh, questo andava veloce però! È caduto, eh. Guarda! Ma no, amore! Come ti senti? Bello! Ma meglio così, che dai piedi! E questa sì. È la vista! La vista bella del deserto! L'immenso deserto! Oh, gli ultimi... Sbam! Allora, 3, 2, 1, via! Via. Documentiamo questo pranzetto: pollo, patate e riso. E io che patatine? Lei non mangia perché è schifitosa, ragazzi, lo sapete. Se non mangiava niente nel giorno del colore, vi pare che mangiava qualcosa qua in Egitto? No, io mi sono portata le mie cose. Lei si è portata dentro lo zaino le patatine, i dolcetti, ragazzi. SOS, che mi stai mangiando tu? Perché ha paura dei batteri, delle cose. Quindi io mangio alla faccia sua. Appetite, amore. Appetite. Il primo pranzo da quasi sposati. E mie che belle, che sposia. Raga, mi ha chiesto di sposarci. Io sono ancora incredula, so che è successo, quindi è la realtà, cioè, dammi un pizzicotto. Ok, è successo per forza, perché ho sentito. Quindi non è un sogno, non sto in catalessi, non sto in... in qualsiasi, sono qui e mi ha chiesto di sposarla. Sappiamo già la data e il nome, e il nome del futuro bambino. Passo e chiudo. Pensolino. Eccola, Biancaneve e i 7 cani. Sta nutrendo i cani. Nini. Bravi. Un altro pezzo ce l'avete qui. Ce l'avete qui. Qui qui. L'altra pezza ce l'avete qui. Tieni, tieni, tieni qua. Tieni qua, qua, qua. Qua, qua, qua. Qua. Brava, amore. La mia missione è compiuta. Ora però siamo da un'altra parte, dobbiamo dirlo. Siamo andati alle cascate del Niagara. Questo è sempre deserto puro, però c'è questa oasi in mezzo al deserto dove ci sono queste cascate. Ibrahimovic Milan, Ibrahimovic. Forza Ibrahimovic. Forza Ibrahimovic. Grande. Il Milan regna anche qua in Egitto. Pure qua. Raga, vi ricordate che abbiamo fatto la disinfestazione a casa per gli alveari? Ecco. Ok, è uguale a questo. Un alveare gigante. Abbiamo appena fatto compere, amore. Abbiamo svaligiato tutto. Ok, faremo vedere dopo. Guardate che belli queste borse qui dietro, bellissime. Sta ancora contrattando il nostro amico. Ah sì, qui si contratta tutto, ragazzi. Ok, compere fatte. Ora, come l'ho detto fatte? Fatte, ora ci stiamo facendo un giretto. Vale vuole fare il giro a cavallo. Ma non lo so, oddio mio santo! Oddio, pensavo che fosse una cosa. No, è solo la realtà. È solo la realtà. No, noi facciamo vedere la realtà. Ma di chi è questo cavallo? Non è niente fake qua con noi. Ma di chi è questo cavallo? Ciao amore! È il nostro cavallo che ci porterà. Ciao amore, cosa c'è? Hai sete?
Guardate questi col cammello, uno dietro l'altro. Benvenuti nella cascata del sapone. Questa è una cascata che genera sapone, tantissimo sapone. Corre come un pazzo. Siamo stanchi. Siamo stanchi. Ce la faccio più. Sono stanca. Buongiorno, amore. È giunta l'ora di andarsene. È giunta l'ora di andarsene. È l'ultimo giorno. È l'ultimo giorno, ma voglio riprovare a fare questa. Cosa, amore? Era mica bella la Ecco. Ma non fa niente. È l'ultimo giorno, ragazzi, l'ultimo giorno con questa vista dalla nostra camera, che veramente è stato magico. Non ce ne stiamo ancora andando. Prima di andarcene andiamo al museo egizio. Ah, veramente. E poi a fare un po' di shopping. Ah, e questa mattina ci hanno svegliato dei nuovi tipi di uccelli. Sì. Loro si mettono precisamente. Guarda, lì. Secondo voi chi gli ha lasciato queste briciole? Guarda, dove sono? Sì, loro praticamente si mettono lì. Ed è la seconda volta che vengono, ma un altro tipo di uccello. Sì, stranissimo. Quindi ho detto, ora gli lascio i cereali. E quindi io l'ho aspettata e gliel'ho messi anche lì, guarda. Ecco, tutto il balcone pieno di cereali. Sì, tutto cerealoso. Questa vista ci mancherà. Sì. Beh. Qui mi ha chiesto di sposarmi. Precisamente laggiù. Sì, dietro. Dietro questa piramide. Dietro questa piramide, esatto. In mezzo tra questa e quella di là. Esatto. Vediamo. Amore. Comunque, raga, devo dire un'altra cosa. Quello che c'è qui dietro, dietro questa porta chiusa, che per 5 giorni è rimasta chiusa, mi rimarrà qui. Perché io volevo sapere cosa ci fosse lì dietro. Ma niente, non lo sapremo mai. C'è stata una persona lì nascosta. Che origliava tutto il tempo. Sentiva le cose che non lo so, raga, mi è rimasto qua. Io volevo sapere cosa ci fosse dietro la porta, ma vabbè. Niente, sarà uno di quei misteri di Giza, delle piramidi che nessuno ha mai svelato. Esatto. Vedrai, poi arriverà Giacomo. Dentro questa casa. Dentro la porta piramidale dell'Airbnb si è scoperto un certo corridoio che porterebbe fino alla piramide di Giza. Quel corridoio che è stato appena scoperto nella piramide di Giza si collega a questa porta. Madonna, che trip che ho fatto. Cioè, capito? Scusate, qui ragazzi, si collega, qui si collega un corridoio che porta fino a Giza. Dentro il sotterraneo della piramide. No, e visto che mo hanno scoperto il nuovo corridoio di Giza. Sì, di Giza. Si collegano, piramide. Della piramide, si collegano. Sì, è proprio così. Andiamo a vedere il museo egizio! Entrati al museo egizio! Esatto, ci ha già spiegato la stela di Rosetta. Sì, sì, ci sta spiegando tutto il nostro amico. Ciao, grande! Ciao. Ci spiegherà un po' tutto e parla un po' l'italiano, un po' l'italiano. Sì, grazie. Se la cava molto bene. Grazie. Andiamo! Amore, è bellissimo! Wow! Mi sono nascosto, raga. Vediamo. Mi sta cercando. Senti sempre paura. La mia anima entrerà nell'aldilà. Addio. Sono io e questa sei tu. Che carino. E dov'è Mamo? Mamo è a casa. Un po' di mal di Mamo, ma oggi torniamo.
bacio del museo di... Questi sono... Stiamo andando a vedere i tesori, i tesori di Tutankhamon. Esatto. Andiamo. È la parte che aspettiamo di più. Comunque c'è poca gente, ragazzi. Tienimi la mano, amore. Amore, cosa leggi? Cosa capisci? Dai, traducilo, vai. Però so come si fa il papiro io. Davvero? Mi sono informata. Brava. Portando via tutto questo enorme papiro. Amore. Eh sì. Ce lo portiamo a casa, ragazzi. Proprio è questo. Nostro. Lo metteremo in camera da letto. Wow. Questo è sopra il letto. Grazie a Enzo. La vita dopo la morte. Enzo, the number one. Enzo, wow. L'ha fatto lui, con le sue mani, Enzo. Sì, a mano. See the work with the light, how it look like. Ho detto in 10 giorni. Ci ha messo 10 giorni per farlo, raga, è meraviglioso, andrà sul nostro letto. Wow. Enzo number one. Thank you. C'è la bilancia, c'è bellissimo. Wow, ci hanno scritto in nostri nomi. Siamo egiziani adesso, Valentina e Sara. Enzo! Enzo! Valentina e Sara Enzo. Sì. Wow. Just to make it dry. Comunque abbiamo veramente svaligiato, ne abbiamo presi un sacco. Poi ve li facciamo vedere tutti, ragazzi. Ci siamo innamorati. No, sono meravigliosi, cioè proprio. Grande Enzo. Tutto è bene, quel che finisce bene. Allora, siamo in aeroporto al Cairo, che si chiama, mi sono informata, si chiama aeroporto del Cairo. Mazza! Niente, stiamo per prendere l'aereo e ritorneremo in Italia, a Milano, dal nostro caro Mammo, dal signor Mammo che ci manca tanto. Ci manca troppo. Abbiamo sofferto tanto. Infatti non vedo l'ora. Sì. E sto controllando il mio zaino prima che me lo rovino, anche perché lì dentro c'è l'anello. Ok. E niente, l'abbiamo ragazzi. L'abbiamo dovuto mettere lì dentro perché l'anello mi sta un pochino largo, ovviamente, perché è fatto apposta, nel senso... L'anello della richiesta di matrimonio non ha misura, anche perché non poteva venire a me e dirmi questo... dammi la misura del tuo infatti dito. In questi giorni dobbiamo andare nel posto dove l'ho preso, che glielo faranno proprio su misura. Esatto. Comunque, magari faremo un video. Ragazzi, speriamo che vi sia piaciuta questa nostra avventura qua in Egitto. Siamo stati pochi giorni, abbiamo cercato di fare però il più possibile, molto intensi. Esatto, come e tante visto. Cose non abbiamo potuto neanche mostrarvele. Esatto. Non abbiamo neanche avuto il tempo. Speriamo che vi sia piaciuto questo video, questa nostra avventura. Ci vediamo prestissimo. Fateci sapere dove vorreste vederci. Dove vorreste che andiamo nel prossimo viaggio. Scriveteci qua dei posti. Magari esatto. Ci andiamo. Magari anche voi. E magari portiamo anche Mamo con noi. Sì, Mamo. Eh sì. Niente, ragazzi, ci vediamo presto con un prossimo video. Per la Space Family. Ci stanno Mamo. Guardando tutti. Arriviamo, Mamo. Andiamo arriviamo. Da Martino, non ce la facciamo più. Andiamo da ciao, Martino ragazzi. A pescatare. Ciao. E voi andate sull'aereo qua dentro. Ciao ragazzi.